Eccoci, bentornati su Radio Web in Volo, live simultanea su Facebook e su Instagram. E seconda live simultanea di questo tipo per questo format di Radio Web in Volo, ovvero Fuori Confine, seconda in due giorni di fila. E questa combo la realizziamo per parlare appunto del Museo dell'Emigrante. E ieri appunto abbiamo avuto Maria Eleonora Vaglio che ci ha parlato delle sue esperienze internazionali. Oggi ho voluto avere qui con noi nuovamente Patrizia Di Luca del Museo dell'Emigrante. Bentornata. Grazie a te per l'invito. Ecco, perché abbiamo riscontrato nelle varie interviste che abbiamo fatto all'interno di questo nostro format che quelli che appunto hanno partecipato ai soggiorni culturali, quando gli si chiede qual è stato il momento che gli è rimasto maggiormente impresso del loro soggiorno culturale a San Marino, non dico sempre, ma quasi, in realtà forse davvero tutte le volte, la risposta è sempre l'esperienza più bella è stato il Museo dell'Emigrante. E quindi sono qui proprio per così esplorare un po' insieme a Patrizia Di Luca come mai, insomma, se cosa che rende così speciale per le persone che partecipano, per i ragazzi che partecipano alle soggiorni culturali, questa loro visita al Museo dell'Emigrante. E quindi per questo ho voluto dare questo titolo a questa puntata, Il tesoro segreto del Museo dell'Emigrante di San Marino, appunto. Paolo, è stato un titolo di cui ti sono veramente grata perché mette in evidenza anche quello che non si vede, no? Durante la visita del museo, perché il Museo dell'Emigrante appunto ha un'esposizione con oggetti, documenti, ma c'è tanto altro all'interno dell'archivio, che è appunto l'archivio del Centro di Ricerca sull'Emigrazione. E la visita, l'incontro con i ragazzi dei soggiorni culturali anche per noi è sempre molto emozionante, perché vediamo proprio sui loro volti lo stupore, il piacere e anche proprio la consapevolezza che diviene molto forte della loro appartenenza a questa storia, che è la storia dell'emigrazione, ma poi è la storia della Repubblica di San Marino. Certo. E quest'anno è stato poi particolare perché abbiamo preparato per ogni ragazzo e ragazza delle fotografie, dei documenti che riguardavano proprio i loro antenati, e questo già dalla mattina prima della visita abbiamo fatto una sorta di lezione sulla storia dell'emigrazione attraverso le esperienze delle loro famiglie. E quindi i ragazzi hanno potuto, e le ragazze hanno potuto vedere le fotografie dei nonni, ma addirittura quando parliamo dell'emigrazione argentina spesso parliamo dei trisavoli partiti a inizio Novecento, quindi per loro vedere anche solamente così il tratto della firma o citato in un documento, è accaduto a un ragazzo, a Ignazio, di veder citato il bisnonno che è partito a 10 mesi, Gino Ceccoli, da San Marino, citato all'interno, no, del documento del padre. Insomma, è un'emozione, ed è stata un'emozione per loro ed è stata un'emozione anche per noi. Certo, tra l'altro vabbè, qualcuno aveva addirittura raccontato di come addirittura fossero emigrati nel 1905, pre-Arengo addirittura. Sì. Per l'Argentina abbiamo avuto diversi ragazzi, anche perché erano poi imparentati tra loro, e diversi ragazzi le cui storie di emigrazione riguardavano i trisavoli partiti, uno per quanto riguarda il trisavolo di Maria Milagros Ceccoli, partito nel 1901, e invece per un altro era partito nel 1905. Questa, tra l'altro, della famiglia Ceccoli è una storia proprio tipica dell'emigrazione sammarinese verso l'Argentina, perché nel 1901 parte insieme alla moglie Nazarena Benvenuti, parte Sigismondo Ceccoli. Sigismondo Ceccoli è uno dei 10 figli di Vincenzo Ceccoli e Maria Volpinari, e di questi 10 figli poi 7 andranno a emigreranno e andranno a risiedere
in Argentina, mentre tre femmine, come era in uso all'epoca, rimangono a San Marino con i genitori. E parte appunto Sigismondo, parte da Genova con il transatlantico, il piroscafo all'epoca, principessa Mafalda. E anche questo è un argomento sempre un po' così che stupisce i ragazzi e le ragazze quando parliamo della durata del viaggio. Perché spesso per loro quello di arrivo a San Marino è il primo viaggio, no? Oltre continentale. E già gli sembra lungo. E quando magari insieme guardiamo la foto, come per esempio del piroscafo Principessa Mafalda, che ci metteva 40 giorni da Genova a Buenos Aires, ecco, andiamo in una dimensione che è difficile capire per me, ma soprattutto è difficile capire per le giovani generazioni. Certo, 40 giorni di viaggio, uno, cioè, all'inizio secolo chiaramente non era così immediato, chiaramente. Esatto. E questa di Sigismondo Ceccoli è una storia così interessante come lo sono tutte le storie di emigrazione. Allora, Sigismondo parte insieme alla moglie, arrivano in Argentina e si stabiliscono a Guerrico, nel distretto, scusa, di Pergamino, nella provincia di Buenos Aires. Questi sono luoghi che tornano tante volte nelle storie di vita dei familiari, perché a Guerrico c'è proprio una comunità tuttora di San Marino molto forte, tanto è vero che hanno allestito un museo della storia sammarinese proprio nel 2022. E Ok. arrivano, infatti andremo a vederlo prima o No, poi. infatti mi hai messo adesso, se sei qui c'è German che ti sta ascoltando, la prossima volta che riesco a passare dalle tue parti mi piacerebbe, in effetti, darci un'occhiata. Davvero. E arrivano e sono ospitati da un sammarinese che era già arrivato in Argentina. E questa è una caratteristica che anche tu nelle interviste ai ragazzi avrai riscontrato spesso, questo fatto, no, della comunità unita, della solidarietà. E in Argentina si sente in maniera molto forte perché a inizio del Novecento veramente era una meta lontanissima, era una meta lontana anche dall'immaginazione. Non si sapeva dove fosse l'Argentina e Sigismondo arriva, viene ospitato da questo sammarinese e inizia a coltivare un podere e quando vede che la terra richiede tanta fatica, ma comunque dà anche, no, un sostentamento. Chiama sei fratelli, cinque fratelli e una sorella. E quindi la famiglia Ceccoli, questi figli di Vincenzo Ceccoli e di Maria Volpinari, si ritroveranno a vivere in Argentina, lontano chiaramente dalla madrepatria, lontano dai genitori. Anche questo fatto, no, degli affetti familiari che vengono divisi per decenni e qualcuno non rientra mai in patria. Quindi questa è stata una storia, insomma, proprio perché coinvolge così tante persone. Sì, tra l'altro ho appena salutato e ci sta salutando Ignazio Ceccoli, l'ho Ah, menzionato prima. Ignazio Ceccoli, proprio Gino Ceccoli, è il bimbo di 10 mesi che era partito da San Marino. Esatto, lo salutiamo chi ci sta seguendo su Instagram, saluti dall'Argentina qui presente, ha scritto. Tra l'altro, ecco, una cosa che mi viene in mente, tu prima hai citato Milagros Ceccoli, che tra l'altro abbiamo anche intervistato, se non ricordo male, proprio in occasione della loro visita di quest'anno al Museo dell'Emigrante, e da cui appunto è anche nata un po' l'idea di questa intervista odierna. E poi menzionavi il fatto di questo senso di comunità. Ecco, io una cosa che in qualche modo ho riscontrato, cioè, con i ragazzi dell'Argentina in particolare, ricordo che appunto, ah, ciao, siamo amici con Herman Tura, insomma, e in qualche modo questa cosa li accendeva, cioè, dava un po' anche quel clima di dire, ok, siamo comunque tra membri della stessa comunità, in certo senso. È una cosa che c'è molto all'interno di San Marino e che si estende anche da loro in un certo senso. E questo è un altro ambito in cui l'ho visto, è stata un'intervista con Claudia Giulianelli, che appunto ha raccontato un po' anche quello che è il clima del San Marino Club, no? Come lo chiamava lei di Detroit, che frequenta da sempre.
e che appunto quest'anno ha avuto questa opportunità di riprendere appunto i suoi giorni culturali. E quindi è anche per dare un po' un interscambio di quelle che sono le esperienze fatte all'interno di Fuori Confine e dare quello, anche il nostro feedback per noi che con Fuori Confine esploriamo quella che è l'immigrazione adesso, in un certo senso. In realtà, più che immigrazione, noi ultimamente ci piace dire che parliamo dei sammarinesi nel mondo, ecco. Bella, bella questa definizione, è vero, sai, perché poi quello che non dobbiamo mai dimenticarci è che appunto, no, indipendentemente se uno vive all'interno, vive all'esterno per un periodo, per sempre, però appunto quello che ci lega è questa comune cittadinanza. E quando parliamo per esempio, no, di questo aspetto della solidarietà che caratterizzava le comunità, però lo vediamo anche nei giovani oggi, se Ignazio è con noi, se ricordo bene. Per esempio, Ignazio è un volontario all'interno, no, di qualche associazione, adesso non vorrei, però mi sembra i Vigili del Fuoco, una sorta di protezione civile, no? Quindi veramente ragazzi e ragazze che partecipano fortemente alla vita del paese dove sono nati e di cui hanno la cittadinanza, con questo legame forte anche con San Marino, sammarinesi nel mondo, come hai detto tu. C'è un saluto anche di Juan Santi. Ah, ecco, sono. Sì, poi abbiamo. Sarebbero tante le storie, no, da raccontare, anche perché poi c'è chi in Argentina ha potuto, è riuscito ad acquistare la terra dove erano arrivati i propri trisavoli, no? E anche se non tutti i sammarinesi hanno svolto lavori nell'allevamento, nell'agricoltura, che sono stati quelli predominanti. Per esempio, una ragazza, Janina Garcia Carattoni, ci ha raccontato che il suo trisavolo, Marino Carattoni, che era arrivato nel 1905, questa volta non nella provincia di Buenos Aires, a Pergamino e a Guerrico, dove abbiamo detto che c'è questa comunità grande e dove sono arrivati molti, molti sammarinesi. Sono arrivati Marino Cecoli e sua moglie prima di tutto nella zona del Chaco e ha lavorato nella costruzione della ferrovia. A inizio Novecento sono anni per l'Argentina di grande espansione economica, grandi esportazioni di bestiame, di grano e quindi anche una disponibilità per realizzare delle infrastrutture. E quindi questo nostro concittadino, Marino Carattoni, arriva e comincia a lavorare nella ferrovia. Poi si trasferisce dal Chaco, dove è. Intanto hanno 5 figli in questi primi anni. Si trasferisce a Cucuy, io pronuncio sempre malissimo, i nostri amici, le nostre amiche argentine hanno sempre pazienza con me. E si trasferiscono e cominciano a coltivare la vite, a produrre vino e a commercializzarlo e anche a coltivare dei frutteti. E questo gli consente di realizzare il sogno poi di tutti gli emigrati, ma forse di tutte le persone all'epoca, di possedere un terreno proprio e una casa. E infatti riusciranno in questo loro desiderio, riusciranno sempre grazie a tanto impegno e a tanta fatica, e acquisteranno questo podere con la casa Bordo La Isla, dove continueranno a vivere e dove avranno altri 10 figli. Quindi sempre queste famiglie numerose, questi sono 15 figli. E Gianina ha in questo nome in ricordo della nonna che si chiamava Giuseppina Monaldi, ma che della bisnonna, scusami, ma che veniva chiamata Gianina dai familiari e dagli amici. Sì, intanto a Juan Santi rispondo ai suoi saludos, saludos anche a te. Ignazio Ceccoli dice: sono stato presente al soggiorno culturale a luglio, il mio bisnonno era figlio di Vincenzo Ceccoli. E beh, cosa aggiungo? Ma tra l'altro ho chiesto proprio, non mi ricordo che ho chiesto perché appunto così tanti sammarinesi in Argentina, proprio come mai questa. Com'è stata la scelta l'Argentina da molti sammarinesi come meta? Perché a inizio Novecento l'Argentina aveva una forte
forte politica di che favoriva l'emigrazione, perché aveva questa espansione, voleva diventare il granaio del mondo e per diventare il granaio del mondo occorreva lavorare queste vastissime estensioni ancora intatte da un punto di vista della coltivazione dell'Argentina, perché l'Argentina io non ci sono mai andata, però insomma l'ho vista sulla carta geografica e nei film, nei documentari, è vastissima e ha delle pianure smisurate e questo stupiva sia gli italiani che i sammarinesi, perché da noi non ci sono, poi San Marino la pianura maggiore è questa di Serravalle, no? Che è poco centinaia di metri. E quindi l'Argentina richiama gli emigrati, soprattutto dal sud Europa, ma anche dall'Austria, emigrati che vanno a coltivare. E a inizio secolo cominciano anche a perfezionarsi i viaggi oltreoceanici con i piroscafi, perché fino a fine 800 si usavano i velieri. E i velieri rendevano difficoltoso il viaggio perché non si sapeva quando effettivamente si arrivava, perché si andava con la forza del vento, e per cui poteva essere che venivano a mancare i viveri. E invece quando appunto vengono varati questi piroscafi e cominciano questi viaggi, veramente una moltitudine di persone partono e sono spesso le persone di famiglie numerose perché non c'era problema di spazio, si sapeva che la terra, no? Infatti come nel caso di Sigismondo Ceccoli, parte per primo, vede la possibilità e chiama poi i fratelli, e perché ci sono queste terre immense, queste mandrie numerosissime da custodire e da allevare, e quindi c'è questo spazio. Quindi diciamo che si uniscono diversi fattori, il fattore della tecnica con i piroscafi che solcano gli oceani, e il fattore dell'Argentina che ha proprio questo obiettivo finanziario di diventare il granaio del mondo e avere molte esportazioni, e la grande offerta di manodopera che nell'Europa meridionale c'era, e quindi sono tanti. Gli Stati Uniti d'America non erano così attraenti a inizio secolo, lo diventano maggiormente quando l'industrializzazione si sviluppa di più, quando si sviluppa l'edilizia, no? Come sappiamo, tanti sammarinesi, anche che sono rientrati in patria ed erano emigrati negli anni 40-50, daranno vita poi alle imprese edili di San Marino. E se posso, sugli Stati Uniti. E una ragazza, Marina Cox, e ecco anche questo fatto, no, di avere sempre cognomi che uniscono San Marino al resto del mondo. E Marina aveva così dato i nomi dei suoi familiari e viene da una famiglia, sia i bisnonni materni che i bisnonni paterni sono sammarinesi e avevano entrambe, appunto, le famiglie, una storia di doppia emigrazione, perché un bisnonno, Melchiorre Ceccoli, era prima emigrato in Italia, nel Regno d'Italia, no? Perché poi guardiamo queste cose anche con i ragazzi e le ragazze, cioè la Repubblica è in Italia, no? È una conquista recente del 1946 e appunto era emigrato prima nel Regno d'Italia e poi nel 1948 negli Stati Uniti. E per Marina questa vedere i documenti è stato particolarmente così significativo perché nei documenti della moglie, che quindi della bisnonna di Marina, Anna Bernardini, c'erano le foto di due figlie che erano già nate, che erano partite con lei, Maria, che aveva 13 anni, e Argentina, che ne aveva 9. E Marina non aveva mai visto la foto della nonna a 9 anni. Allora anche questo fatto, no? I nonni si vedono sempre anziani, un po' come i genitori. E poi si scopre così all'improvviso quasi, no? Che sono stati bambini, la si vede con le codine, ecco. E poi le ha telefonato Marina, quindi c'è stato questo fatto proprio che in diretta no? Faceva vedere la foto alla nonna che parlava inglese con qualche parola di italiano, veramente
E poi appunto la storia anche dei bisnonni paterni che prima invece erano emigrati in Francia negli anni 30 e poi nel 1947 negli Stati Uniti, prima il bisnonno, poi 4 anni dopo l'aveva raggiunto la moglie con 2 figli. Uno di questi 2 figli è il nonno appunto di Marina Aldo. E vedere con la foto, no, anche di questo nonno quando aveva 14 anni ed era uno studente, è questo un po' che li fa sentire proprio parte di questa storia e secondo me è molto importante anche a livello familiare. Ma di solito, diciamo, i ragazzi che vengono dai sojourn culturali al Museo dell'Emigrante vedono di solito il passaporto, cos'altro possono trovare, diciamo, proprio al museo come reperti, ecco. Sì, cerchiamo di preparare per ognuno di loro dei documenti in originale per farglieli vedere, perché il documento originale è sempre, no, un'emozione, insomma, ha una forza che è proprio quella dell'originale, vedere la firma di un trisavolo, vedere oppure la croce, no, per chi era analfabeta. E poi facciamo loro delle fotocopie, anche se ormai hanno tutti i cellulari, quindi si fanno le scansioni da soli, insomma, sono molto più veloci. Però sì, ci teniamo proprio a questo che mi ha fatto piacere che tu hai chiamato tesoro del Museo dell'Emigrante, perché l'archivio, il centro di ricerca sull'emigrazione, servono appunto a conservare e a valorizzare questi aspetti. No, infatti penso che non vada sottovalutato, insomma, come patrimonio storico e anche scoprire che ci sia anche questa reciprocità, no? Questo museo di San Marino di cui parlavi adesso, che sicuro mi è venuto adesso, devo dire a Herman, veramente la prossima, se capiterà mai che potrò fare anch'io un sojourn culturale da quelle parti, chissà. Però sicuramente è una cosa curiosissima e è bello anche che ci sia un po' di sammarinesità nel mondo, anche dovuto, secondo me, anche il fatto che questi sojourni culturali continuino a esistere nonostante appunto ci sia stata l'interruzione del Covid, è comunque una cosa assolutamente da non sottovalutare e riprenderli è stato sicuramente importante sia per le persone che lo fanno, sia per la Repubblica in generale, anche se magari non c'è molto Esatto. questa percezione, però diciamo, è importante non rimanere chiusi all'interno di questi 61 km quadrati, insomma. Sono d'accordo con te, è proprio vero. Le comunità all'estero sono davvero un patrimonio che dovremmo avere sempre presenti perché allargano anche i nostri confini mentali, no? Allargano i confini fisici e i confini mentali, il confronto con esperienze diverse, così. Bene, e così, volendo concludere, cosa possiamo dire appunto, oltre ovviamente a una persona invece qui a San Marino, al Museo dell'Immigrante, diciamo, cosa potrebbe ricercare, ecco. Allora, anche per chi risiede qui, e l'abbiamo fatto per esempio qualche settimana fa con i ragazzi dell'atelier, adesso non ricordo bene quando sono venuti, mi sembra il 18 ottobre, ma potrei sbagliarmi, comunque qualche settimana fa avevamo chiesto loro di mandarci i nomi, i nominativi di alcuni parenti che erano emigrati, quindi anche per loro abbiamo, no, preparato i documenti in originale, le fotocopie. E questo avviene per qualche sammarinese che viene a fare ricerca, no, sulla propria famiglia e sui propri antenati. E quindi questo aspetto è, insomma, è importante perché, in fin dei conti, parliamo di una storia che è recente, adesso per chi ci ascolta ed è molto giovane, no, sicuramente anche per te, no, Paolo, però insomma i sammarinesi e le sammarinesi emigrano fino al 1962 in maniera numerosa e poi ancora qualcuno fino al 1970, quindi è una storia recente ed è una storia anche significativa proprio perché è una storia di coraggio, di chi non ha avuto paura di affrontare l'ignoto pur provenendo da un posto molto semplice. E quindi adesso cominciamo le visite con le scuole questo venerdì e poi abbiamo anche un corso con l'Associazione Italiana di Storia Orale che si concluderà i primi di dicembre, proprio un corso
che invita, era un invito alla cittadinanza a partecipare, a fare un po' di formazione per poi raccogliere insieme le testimonianze. E quindi l'invito è quello di chiedere a nonni, bisnonni, genitori tutte le informazioni, qualche traccia dell'emigrazione sammarinese. E così, volendo dare così una chiosa di questo tipo, che tipo di reperti? Perché comunque noi abbiamo intervistato molti ragazzi che appunto adesso stanno vivendo all'estero, chiaramente adesso di reperti sulle storie di ciascuno è impossibile che ce ne siano molti di più, perché comunque siamo tutti molto collegati, tutti realizziamo tanti contenuti che ci mostrano ovunque noi siamo, chiaramente se lo siamo noi a volerlo, però ecco, quali tipo di tracce potremmo trovare magari in futuro sull'immigrazione di chi adesso è emigrato e risiede all'estero? Cosa po si potrebbe ricercare, oltre chiaramente alle loro storie raccontate all'interno di questo format, ad esempio? Guarda Paolo, una bella domanda. Ci dovrei pensare un po', però penso tutte le tracce che riguardano, penso alle fotografie, no? Oggi molti documentiamo, no, la nostra vita. Anch'io quando sono entrata ti ho chiesto di fare, no, un selfie così, per trattenere il ricordo e anche documentare questo momento. Ecco, potrebbero essere le fotografie. Fotografie sui posti di lavoro, fotografie nei posti dove si va nel tempo libero, e fotografie nelle abitazioni, no? E quindi magari anche con degli oggetti che sono diventati significativi oggi, come per esempio il computer. Le fotografie che abbiamo all'interno dell'archivio, per esempio dagli Stati Uniti, ci sono diverse fotografie fatte vicino alla macchina. Quando no, si riusciva a comprare un'auto, era un bene considerato molto di lusso poi rispetto alla vita sammarinese. Oppure con la televisione, questo anche in Italia c'è questa diffusione di fotografie. Ecco, quindi magari i ragazzi o le ragazze che sono fuori, documentare, fermare l'istante, qualche istante di questo tempo anche con degli oggetti che sono importanti o sono tipici di dove vivono. Bene, e vabbè, sicuramente non so se sia possibile in realtà trovare un filo rosso tra tutte queste storie, nel senso che emigrare a inizio Novecento ed emigrare insomma, in questo primo ventennio un quarto, diciamo, in questi primi 22 anni di 2000, sono due cose completamente diverse, chiaramente. Volendo trovare un filo rosso in tutto questo, potresti dare un commento, non so. Sì, guarda, secondo me il filo rosso è comunque trovare il coraggio di partire, di lasciare quelli che sono anche delle certezze. E penso anche perché anche ad inizio Novecento, quando si parte e si è costretti a vendere proprio tutto quello che si ha, anche se quello che si possiede sono solo dei piatti, perché non è che avevano, no? Dei terreni o chissà quali ricchezze. Però è così oggi e si lascia quello, la certezza che magari può essere vivere nella casa di famiglia, arrangiandosi con qualche lavorino, ma un po' in generale. Questa del lasciare le sponde, perché anche chi non parte, no? E chi rimane all'interno della Repubblica, ecco, questo fatto però di acquisire una dimensione più autonoma rispetto anche alla famiglia d'origine. Credo che sia questo il filo rosso che unisce comunque l'emigrazione di inizio secolo, l'emigrazione, no, dei sette fratelli cecoli che partono in Argentina e all'emigrazione magari di una ragazza sammarinese che va a Londra per imparare la lingua e fare la ragazza au pair o insomma storie di questo genere. Questo così, la volontà di costruirsi una propria esistenza, anche se è faticoso. Anche se è doloroso. Certo, assolutamente. E in realtà una recente intervista che abbiamo fatto con Maurizia, che saluto,
Forse potrebbe essere emblematica, ve la consigliamo, la trovate sempre sui nostri social, su Facebook, su Instagram e anche su YouTube, sui nostri canali di radio web in volo. Non aggiungo altro, ti ringrazio e chiaramente se qualcuno vuole approfondire il Museo dell'Immigrante vuoi dirci dove si trova, che contrada del centro storico. Sì, e se vuoi possiamo dare anche un indirizzo di posta elettronica che è CRE, Centro Ricerca e Migrazione, quindi CRE@unirsm.sm, oppure tramite te, insomma, in qualsiasi modo lo troviamo per metterci in contatto. Ok, e l'indirizzo fisico proprio del museo per chi volesse approfondire proprio sul Scusami, posto, l'indirizzo Ah, fisico è anche. Contrada Omerelli 24, nel centro storico della Repubblica di San Marino e nell'edificio dell'università perché il museo e il centro di ricerca sull'emigrazione dal 2014 sono parte dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Bene, e attraverso noi qui potete anche trovare tra l'altro il tag del Centro Studi sull'Immigrazione, Museo dell'Emigrante, è qui in descrizione sulla pagina, su questa la versione Facebook di questa live. E questo è quanto, dicevo, per questa puntata di Fuori Confine. Ringrazio ancora Patrizia Grazie a te, per essere stata qui Paolo. con noi. E grazie a voi che ci avete seguito su Facebook e su Instagram e poi domani caricheremo questa puntata anche su YouTube e quindi grazie per averci seguito, buon proseguimento su Radio Web in volo e mi raccomando se questa puntata vi è piaciuta condividete, lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Va bene, Paolo. Thank you.